Buongiorno, mi chiamo Calzone Giovanni, sono un delegato sindacale della Titan Brakes di Valsamoggia, in provincia di Bologna. E sono qui per spiegare i punti salienti dell'accordo che abbiamo trovato con l'azienda per quanto riguarda il premio di risultato. Il premio di risultato che praticamente possiamo dire che è diviso in due parti, diciamo. Avevamo una sorta di quattordicesima che noi chiamavamo premio feriale, che abbiamo deciso di consolidare in paga oraria, dividendola in 14 mensilità. L'aspetto positivo della divisione del premio feriale in paga oraria è che non viene più messo in discussione, anche perché, ripeto, va a incidere anche su altri istituti della paga oraria, quali le ferie, le maggiorazioni dei turni e quant'altro. Quindi questo non lo pensiamo solo noi, ma lo pensano anche tutti i lavoratori che hanno gradito questo accordo votandolo con 92% di positività, ecco. Infatti abbiamo spiegato in assemblea l'accordo, i lavoratori dopo aver fatto anche un po' di discussione hanno votato perché per noi della FIOM è importante la democrazia, dopo aver fatto un accordo farlo votare i lavoratori. Come dicevo, il contratto essendo su parametri variabili alla defiscalizzazione e in dicembre con la seconda rata avrà il recupero della defiscalizzazione mancata in giugno, perché chiaramente essendo legato a dei parametri in dicembre avremo i parametri verificabili. Questo è stato un lavoro molto lungo, duro e impegnativo. L'RSU assieme ai lavoratori e insieme soprattutto alla FIOM CGIL, che con Michele Bulgarelli, che ha contribuito in buona parte per il raggiungimento di questo accordo. Quindi c'è stata una sintonia di intenti per raggiungere questo accordo. In virtù di ciò ritengo che sia importante iscriversi al sindacato, perché comunque dove c'è il sindacato si raggiungono degli ottimi risultati, proprio perché c'è una sinergia sul tutto.